insomma, questo grasso della pancia è un tormento. Lo so che è in vacanza, dottor Squalozzi, ma mi dia un consiglio. Ma come mangiare il cioccolato? Ma lo sanno tutti che fa ingrassare la pancia. Ma non è mica in crisi affettiva perché è una pancia ormonale. Ma adesso questo poi. Ciao amici, dimagrire la pancia è l'esigenza più diffusa quando si parla di dimagrimento. In giro se ne leggono di cotte e di crude su come fare per buttarla giù. Io ho da poco letto che potrei avere la pancia ormonale. Ah sì, è interessante. Veramente a me interessa sapere solo come toglierla di mezzo. Ottimo, perché è proprio quello che spiego nel video di oggi, grazie a una strategia detox poco utilizzata, che invece funziona alla grande per dimagrire la pancia. Rimanete con me fino alla fine perché ho una rivelazione shock sulla pancia ormonale e una sorpresa speciale per chi è interessato a ritrovare il peso ideale. E fa anche rima. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così YouTube vi avvisa appena esce un nuovo video. Ma perché cavolo il grasso si accumula lì, sempre, nella pancia? Ottima domanda, e come sempre c'è un motivo scientifico. Come ho detto spesso nei miei video, come ho scritto nei miei libri di naturopatia, il corpo segue una logica orientata a mantenere sempre il massimo dell'equilibrio e della salute. Il problema nasce quando noi seguiamo uno stile di vita inadeguato, diciamo illogico per il corpo, come per esempio un'alimentazione scorretta. Questi meccanismi fisiologici li squilibriamo noi. Per esempio, il grasso non è un nemico, ma è un alleato del corpo quando ha bisogno di immagazzinare energia e acidi grassi essenziali. Così, quando ce n'è bisogno, il corpo può utilizzare le riserve di questo magazzino ed è molto più semplice per il corpo utilizzare quello accumulato nella pancia o nel grasso viscerale piuttosto a quello che si trova nelle gambe o nelle braccia. Ah, finalmente ho capito perché il grasso va a finire nella pancia, ma allora è una cosa buona. No, un po' di grasso va bene, ma l'eccesso di grasso non è mai una cosa buona. Bisogna correre ai ripari perché il grasso viscerale in eccesso è uno dei fattori di rischio principali per malattie cardiovascolari, infiammatorie e diabete. Ah, allora mi devo buttare sugli addominali finché ho di nuovo la vittina da Vespa. Beh, c'è un altro inconveniente, le tossine. Non la butti giù la pancetta, se il corpo è intossicato, anche il metabolismo dei grassi è bloccato. Quindi vediamo subito la strategia detox di oggi. Quando le persone mi contattano per uno dei miei percorsi di salute naturale, io chiedo sempre: ma tu cosa fai per fare detox? E sapete cosa mi rispondono? Mangio le verdure. Ma che risposta è? Allora saremo tutti puri come degli angioletti, invece siamo tutti intossicati. Aspetta. La risposta è giusta in parte, il principio è valido. Le verdure hanno un effetto detox, ma dipende dalla quantità. Secondo te, un piattino con 4 fagiolini in croce o 2 broccoletti strabolliti hanno la forza di portare via tutte le tossine? Sicuramente no. Ci vuole una grossa concentrazione di principi attivi e per ottenerla è semplice. Possiamo fare degli estratti, dei centrifugati o dei frullati. Sempre meglio, come dico, farsi le cose in casa, ma chi non avesse un frullatore super potente o un estrattore può comunque farsi fare degli estratti al bar. Oppure questi succhi freschi adesso si trovano anche nel reparto delle verdure nei migliori supermercati. Ma devono essere verdi come le verdure, perché così contengono clorofilla ed è la clorofilla che ha un potente e particolare effetto detox. Alcune ricerche hanno dimostrato che la clorofilla ha un effetto chelante, cioè lega a sé le tossine, anche i metalli pesanti, e li porta via attraverso l'intestino. Parentesi, se volete sapere come fare un detox sicuro di 7 giorni con estratti, frullati e verdure vegetali freschi, ho creato un videocorso apposta e il link è in descrizione. Quindi, tornando a noi, giù le tossine e su il metabolismo e giù la pancia. Senti, ma se ho la pancia ormonale funziona lo stesso? Certo, e veniamo alla rivelazione shock che vi avevo anticipato all'inizio.
La pancia ormonale è collegata allo squilibrio degli ormoni e una delle cose che squilibrano gli ormoni sono le tossine. E torniamo lì. Quindi se non fai detox, puoi provare tutte le soluzioni ormonali che vanno tanto di moda oggi, ma non ne caverai un ragno dal buco. Anzi, non ne caverai una cellula grassa dall'addome, se vogliamo essere in tema. Mannaggia, speravo ci avresti detto l'integratore magico antilardo addominale. Ma scusate, amiche e amici, ma non si siete stanchi di essere illusi continuamente da apparenti soluzioni miracolose che promettono di eliminare la pancia da un momento all'altro? Se mi seguite da tempo sapete bene che io sono contraria alle ricette miracolose, alle diete punitive, ai fitness estremi e sono anche contraria a quelle soluzioni che promettono di manipolare certi aspetti del corpo così delicati come l'equilibrio ormonale. La soluzione per dimagrire è in modo definitivo, ormai l'ho detto in centinaia di video e se mi avete seguito e siete stati bravi potete dirlo insieme a me, diciamolo in coro, è dimagrire con uno stile di vita sano. Più facile a dirsi che a farsi. Certo, per avere i risultati ci vuole comunque una guida esperta come me, in grado di accompagnarti passo passo fino a che raggiungi il tuo peso ideale. A questo proposito, a fine agosto farò un video, un evento in diretta dove vi spiegherò come dimagrire senza dieta, basta diete, basta, sono roba vecchia, e come non riprendere più i chili persi, perché quella è la cosa più importante. Siccome avrò tante cose da dire, se avete domande specifiche, voglio che le scriviate nei commenti adesso in questo video, così nella mia diretta cercherò di rispondere il più possibile ai vostri dubbi. Magari se non riesco a rispondere in diretta a tutto, farò anche dei video dedicati più avanti, ma scrivetemi adesso. Sì, io ho un sacco di domande, ma non ho capito che giorno fai la diretta? Continuate a seguirmi, così annuncerò la data quanto prima e lo saprete. Ora, condividete questo video per chi vuole dimagrire il grasso ostinato della pancia, terribile, e anche la pancia ormonale. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, vivi consapevole e vivi meglio con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Due broccoletti strabolliti.